che già le sei, ieri come oggi ormai, tutti giù dal letto e poi io resto sola, chiusa in casa ora ho tempo per pensarti o no, viaggio con la mente, sei nella mia estate, il ritorno della musica che gira intorno, quella festa arriva al mare che ancora sogno, sushi bianco metto caldo nello stomaco, e i tuoi occhi lì per sfiorarmi l'anima. Oggi è sabato, ma sì, a me sembra lunedì, leggerò l'oroscopo per allegrarmi, guardo il calendario ormai, sembra non finire mai, d'improvviso ancora tu nella mia estate. Il ritorno della musica che gira intorno, quella festa arriva al mare che ancora sogno, sushi bianco metto caldo nello stomaco, e i tuoi occhi lì per sfiorarmi l'anima, dentro il fuoco all'anima, in fondo giù sempre più giù, in fondo giù sempre più giù, in fondo giù sempre più giù, dentro il fondo all'anima. Il ritorno della musica che gira intorno, quella festa arriva al mare che ancora sogno, sushi bianco metto caldo nello stomaco, e i tuoi occhi lì per sfiorarmi l'anima. E beh, benvenuti, benvenuti a Quarantenna, non so se l'avete capito, ma oggi scendiamo in pista, cioè proprio sballiamo. E questo grazie all'ospite di oggi, una bravissima disc jockey, cantante, cantautrice, un'artista proprio completa, eclettica, che al secolo si chiama Laura Rizzuti, ma ha tagliato fuori Rizzuti, ha inserito al posto di Rizzuti DJ Lo. Quindi Laura DJ Lo a Quarantenna. Ciao Laura. Buonasera a tutti, ciao. Oh, sei una forza, guarda. Grazie. Abbiamo ascoltato questo tuo brano del 2021, il tuo primo single, no? Sì. Ufficiale. Sushi bianco, ufficiale, sì, perché poi ce ne sono stati altri, insomma, una storia un po' così contorta, articolata, che si è snodata nell'arco degli anni in vario modo. Quindi questo Sushi Bianco però è proprio un pezzo studiato bene, articolato bene, sì, che è andato proprio ad incanalarsi in una clip molto ritmata con un balletto, e quindi sì, è proprio bello da ascoltare ma anche da vedere. Cos'è Sushi Bianco? Cos'è la tua musica? Ecco, allarghiamo il contesto, parliamo anche della musica. Sì, allora Sushi Bianco è nata dopo il primo lockdown, quindi è nata con quella speranza di tornare alla vita normale, ad un'estate comunque dove la musica era da padrona, quindi con la musica che gira intorno. Poi ho voluto inserire anche l'elemento sushi, proprio perché richiama a quella freschezza dell'estate, insomma. E quindi diciamo è un pezzo allegro che riporta anche un po' di allegria e di spensieratezza. Poi anche anche un po' un prolungamento dell'estate, perché insomma sta per cambiare l'ora, già fa buio presto, quindi un pizzico. Di quella gioia estiva. Sì. Che io poi la canto tutto l'inverno, così almeno un po' d'estate resta sempre, ecco. quindi insomma hai messo insieme questi pezzi, sì, hai aggiunto ed è uscita il sushi, ed è uscita questa magia. Tra l'altro esatto, i tuoi brani, tu sei molto presente intanto nei social, i tuoi brani girano che è una meraviglia, insomma, d'altro canto sono molto ballabili, orecchiabili. Sì, quindi... sì, sì,
La mia community è molto attiva, infatti li saluto, ciao a tutti, amano molto i miei brani, quindi quando fanno storie, comunque li inseriscono spesso e volentieri, ecco, e io li ringrazio per questo. Tu hai iniziato da piccola, ci sono delle performance già in privato, tu e di tuo fratello, no? Ci sono delle Sì. leggende che circolano a riguardo, quindi eri piccolissimo, no? Esatto, sì, musica a sette, quindi Ah, immaginati, quindi stiamo parlando di quelle che si avvolgevano proprio, con la penna. sì, con il ca nel Cantatù, quello Ah, ecco. pubblicizzato allora da Fiorello che faceva il karaoke, quindi immaginati Sì. quanti anni fa, e così abbiamo cominciato per scherzo. Poi io comunque nel periodo del liceo ho formato una band insieme a dei compagni di classe che saluto e abbiamo suonato comunque fino a pochi anni fa. E Oddio, questa sembrano pochi, però ma era questa band 2011. poi si è modificata, ha cambiato anche, cioè è iniziata in un modo, poi si è trasformata, anche il nome è cambiato. All'inizio Sì, era esatto. Fuoco sotto la cenere, Sì. quindi c'è proprio, quindi questa è quasi lava, no, che si nasconde sotto la cenere, sembra un'acqua cheta, Sì, invece poi cioè, invece, te lo ricordo. esatto, benissimo, Quindi era questa era questo. l'idea. E che Sì, sì, tipologia sì. di musica? Il genere era più o meno lo stesso. Allora, essendo gli anni 90, Sì. ancora non c'era il boom del revival anni 80, poi è venuto successivamente verso gli anni 2000. Quindi noi negli anni 90 cantavamo e suonavamo le canzoni del momento che potevano essere Bon Jovi, Bryan Adams, Nelly Furtado, questi erano i brani che facevamo per lo più. Poi invece, quando ci siamo evoluti verso gli anni 2000, c'è E poi stato un siete boom. diventati stop and go, Stop stop and and go. go, esatto. C'è stato il boom del ritorno a revival anni 70, anni 80, e quindi abbiamo anche rinfrescato il repertorio e suonavamo nelle Ma tu discoteche. suonavi anche qualche strumento, oppure cioè, No, suoni, oppure solo guarda, vocalist? ahimè, è un mio cruccio. Il fatto di non aver imparato a suonare uno strumento. Infatti, io quando compongo le canzoni, perché io scrivo per il momento ho fatto sempre musica e parole, mi aiuto sì con la tastiera, ma giusto con gli accordi principali, quelli li so fare, Diciamo che però butti giù, diciamo, grosso le modo quello che dovrebbe note. essere, poi insomma gli arrangiamenti, eccetera, Sì, sono affidati al Tap Lab li giri, Studio. bravo, ecco. Sempre Arianna e Marco, un bacione. Li salutiamo. Quindi tu con questa band però sei arrivata anche a certi livelli, perché avete fatto da supporter anche a cantanti che in quel Sì, momento famosi, erano sì. famosissimi, no? Corona negli anni Corona, ad esempio. 90 era, ecco, esatto, l'icona degli anni 90 con Rhythm of the Night, Baby Baby, quindi insomma abbiamo fatto da gruppo spalla di Corona. Io poi, quando lei faceva il concerto, ero la corista, quindi insomma Quindi è stata una una bella bella soddisfazione. esperienza, una Sì, bella una bella esperienza. esperienza. Sì, sì, E sì, come sì, ci sì. si sente? Ecco, qual è la differenza? Cioè, quando canti e sei tu il protagonista, ecco, in qualche modo del palcoscenico, e quando invece ti accorgi che c'hai un mostro lì davanti, come ti senti? Ecco, c'è uno stato d'animo diverso, vivi una responsabilità Sì, diversa, ecco, come ma l'hai è, vissuto? sì, allora io poi stranamente quando accompagnavamo Corona ero molto più rilassata, perché sì, quando fai comunque la vocalist, la corista, sei nel tuo angolino e ti limiti a fare insomma i controcanti, Diciamo, insomma ad sei in una zona più accompagnarla, di protetta, ecco, sei comfort, più di esatto. comfort, ecco. Invece quando sei solo, anche se devo dire la verità, io mi trovo benissimo sul palco anche sola perché mi sento a casa. Ecco, E questo è è il mio bello, questo habitat. perché riesce a dare il massimo, cioè perché se uno Sì. si, come dire, si butta dietro le spalle immediatamente quello che può Sì. essere la prima tensione, no, L'impatto dell'ingresso, iniziale, l'impatto, no? sì. Esatto. Te lo butti subito dietro le spalle, è chiaro che poi insomma già ti diverti anche tu alla fine, cioè ti diverti Sì, molto, molto, ecco, tanto, che mio non. tanto, 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 Bene, sì. bene, bene, bene. Allora io direi
che ci potremmo ascoltare anche un altro brano, un altro clip. Tu sei stata molto, molto, come dire, creativa nel 2021, perché dopo qualche mese è uscita un'altra tua performance, no? Che schegge impazzite. Ci ascoltiamo e poi magari ci facciamo una chiacchierata sopra, ecco. Facciamo partire. Dentro un labirinto di una vita che non riconosco, della ragnatela della mia mente, una via d'uscita che sia per sempre. Le mie paure passate e future già bramano dentro di me, come ferite di schegge impazzite che arrivano al cuore perché sento il tuo nome, mi volto veloce, poi c'è solo vuoto che ha sapore solamente di illusione. Vorrei il sorriso, cancello il tuo viso e noi torno alla vita mia e ricomincio da me. E ricomincio da me. Non mi guardo mai allo specchio, perché nuda non mi riconosco. Energia di vita che mi circonda, non è mai abbastanza. La grande onda, le mie paure passate e future già bramano dentro di me. Come ferite di schegge impazzite che arrivano al cuore perché sento il tuo nome, mi volto veloce, poi c'è solo vuoto che ha sapore solamente di illusione. Vorrei il sorriso, cancello il tuo viso e noi torno alla vita mia e ricomincio da me. E ricomincio da me. E beh, c'è tutto, no? Paure presenti, paure passate, paure future. E poi quella gabbia con le sbarre fatte di Di luci luci. e di fumo. Cioè, quindi praticamente una gabbia che potrebbe svanire, no? Da un momento all'altro, perché dipende, no? Da te, Sì, no? dalla mia mente, Dalla tua infatti. mente, no? Nella Bello, ma com'è ragnatela della mia mente. nata? Com'è nata questa canzone che è veramente molto, molto bella. È Uno l'opposto di sprone, Sushi no? Bianco, È tra le l'opposto, altre bravo. cose. Infatti, cioè, questo è uno sprone proprio a vivere, no? A Sì. reagire. Com'è nata? Esatto. Sono momenti Nata, diversi. sì, allora intanto nata dopo il secondo lockdown, quindi la Quindi già. speranza ormai era svanita, ormai eravamo stati chiusi più di una volta, più di una volta la vita non andava avanti. E quindi allora io mi sono trovata in una condizione anche particolare perché io ero incinta, insomma, ho avuto un bimbo tra il primo e il Quindi secondo insomma c'è lockdown. stata proprio una sommatoria di situazioni, no? Esatto, quindi stare molto a casa, poi vedere il corpo che cambiava, comunque molta attività fisica non si riusciva a fare, si stava sempre in casa, insomma, ho avvertito molto questo senso di, tra virgolette, di claustrofobia, Sì, di una vita che comunque ti accentuato sta anche da una situazione stretta. particolare, certo. Sì, certo. Che poi, tra l'altro, tu sei una persona che cura molto il corpo, il fisico, no? È un Sì, vero e proprio perciò. culto. Quindi, perciò, Però proprio ti ti sei. dico la verità, io ho due bambini e in tutte e due le gravidanze non ci ho pensato proprio Ah, al proprio. fisico, perché ho preso tanti chili sia nella prima che nella seconda. Quindi appena partorita, insomma, mi sono vista non solo in una vita che non era più la mia, ma come la mia, quella di tutti noi, di tutto il mondo, con questa pandemia, Certo, e poi certo.
nella mia, nello specifico, proprio in questo cambio Grandi del equilibri e corpo. piccoli equilibri familiari, personali che cambiano, no? Perché c'è Esatto. l'arrivo di una persona nuova che un po' Sì. mette come dire, in gioco gli In equilibri. gioco varie qui, esatto, ma comunque diciamo che si può adattare a chiunque questo stato d'animo che io descrivo, perché anche adesso c'è il body positive, si cerca insomma di far accettare il proprio corpo, insomma, però a volte non ci si riesce, Certo. ecco. Comunque, allo stesso modo, tanti come me, in questo periodo e comunque anche in altri periodi della vita, si sentono che, si trovano ingabbiati in una vita che non gli appartiene per diversi motivi. Anche allo stesso modo, il fatto che, alla fine io, tendo a dare sempre un'esortazione positiva, cioè a ricominciare da se stessi, qualunque cosa ci capiti, che sia Riparti, ritrovati, esatto. ritrovati, Uno no? deve ricominciare da se stessi e ricomincio da me, infatti Sono dico, quindi belle quelle un'esortazione. immagini delle paure, no? Che ti graffiano, Esatto, che ti esatto. lambiscono, che ti... Sì. Ecco, cioè in qualche modo cioè, sembrano A delle volte sì. entità cattive, ma anche certe volte buone, perché queste Sì. paure a volte non ti fanno fare delle cose che magari altrimenti Sì. avresti fatto. Quindi in qualche modo... Sembrano l'una e l'altra cosa Sì. insieme, è molto bella quell'immagine. Poi, tra l'altro, tu dici: io sto bene pure dappertutto, faccio il clip, però insomma, nelle clip c'è 100.000 persone attorno, chi ti balla a destra, chi ti balla a sinistra. Sì. Cioè, Ma proprio... perché, guarda, io sono del parere che se faccio un brano, ok? Poi voglio comunque che sia ben rifinito in tutte le sue parti, che abbia il suo videoclip, che abbia anche una coreografia, poi eventualmente da ripetere sui social, che sia TikTok, che siano i reel, comunque anche. Allora, per schegge impazzite ci siamo rivolti anche ad una stilista che proprio in questi giorni ha sfilato per la mostra del cinema di Ah, Roma, bello, bello. Zlatana Cristic. Poi diciamo che il video è stato curato nei minimi particolari, come potuto vedere, dalla New Production 20. E anche c'era dietro un'accademia sia di make-up che di stilismo che si chiama Moema Academy. Insomma, e in questo secondo progetto sono state coinvolte tante altre persone, professionisti che sono andati a mettere i tasselli lì dove magari mancavano per Sushi Bianco. Anche un grandissimo creatore di gioielli che si chiama Aldo Piro, che adesso ha C'è lavorato. stato proprio un Sì, coinvolgimento totale e con tanti grandi professionisti. stilisti ha lavorato proprio ultimamente, quindi insomma, un bel E lavoro. immagino tutti appresso a te, perché tu c'hai questa cosa Sì. sì, della bellezza particolarmente, te la senti dentro, perché tra l'altro anche insegnante di storia dell'arte, quindi insomma, Sì. il culto Ma infatti del abbiamo bello, no? cercato, esatto, di ricreare anche delle scene un po' caravaggesche, Sì, diciamo, sì, dai, sì, sì, con sì. Vabbè, queste zone di luce e di ombra, in schegge impazzite il si bello è il vede. sublime, no? Il bello è il sublime, cioè il bello Esatto. che ti crea un'estasi, il Sì. sublime che invece ti divora, che ti è una voragine, no? Esatto, Ci caschi dentro in qualche modo. perfetto, E c'era perfettamente. in questo video, in questa clip, c'era, Sì. almeno io personalmente Si l'ho vissuto. coglie, sì. L'ho colta. Bene, allora io direi, poi affrontiamo anche la parte, come dire, professionale, quella scolastica, no? E vediamo un Sì, po', sì, mi sì. piacerebbe parlare un po' del Siccome rapporto no, sono con i tutti tuoi... curiosi, esatto, Allora, questo lo rinviamo a di dopo, questo lo strano rapporto, rinviamo a... sì. infatti. Per ora ci vediamo invece un'altra clip, questa volta però non è un pezzo tuo, perché tu fai anche delle bellissime cover. E quindi ho pensato di mandare questa in onda, che è Don't Be So Shy. Take a breath, rest your hand, close your eyes, you are right. Just lay down to my side, they feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow on the fire, don't be so shy, alright, you're
Make a man, gonna feel my heat in your hands. And lay it out by your side. Just the sweet on your skin. Take off your clothes, blow on the fire. Don't be so shy, alright, you're right. Take off my clothes, oh bless me father. Don't ask me why, you're right, you're right. My heart just beats so much faster. I drown myself in your living water. I'm on my eyes, just cast my breather. And I saw that on you too much closer. In the dark, I see your smile. They feel my heat on my skin. Take off your clothes, blow on the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow on the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Io per tutta la durata della clip mi sono chiesto: ma dov'è questo mare fantastico? È il mare di Belmonte Calabro, in Calabria ovviamente. Chilometri e chilometri di mare. Ma qui saranno state le 5 del mattino, cioè l'alba proprio, no? Perché penso che si popoli, no? Non credo che, cioè, resta Guarda, così no, tutto il giorno. No. non era estate, ecco, Ah, non era estate, ecco. no, 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 no. Mi Poteva sembrava strano. essere maggio, penso maggio, Quindi sì. ancora, cioè, in una fase in No, cui, no, insomma, sì. non c'è qualche pensionato, cioè, dai, dobbiamo No, girare il non video. c'era nessuno. No, quindi era un No. periodo fuori dalle sì, poteva essere Stagione, fuori maggio, fuori stagione. stagione, sì, esatto. Allora, torniamo a quel discorso di prima, no? Quindi tu ancora non abbiamo, come dire, approfondito l'aspetto disgiochi, no? Però dico, torniamo all'aspetto di prima, no? Questi studenti, sì, professoressa storia dell'arte che arriva, parla d'arte, eccetera, eccetera, però l'arte Certo. comprende anche la musica, no? Fa Ma questa tipologia di certo, musica ecco, scatenata, discoteca, no? Eccetera. Quindi, com'è esatto. il rapporto con queste tue classi? Per loro comunque la vedono una cosa strana, particolare, perché effettivamente sì, magari ci sono professori che fanno anche magari gli attori, i musicisti, però forse una donna, DJ. Cantante, insomma, già più forse cantanti, professoresse ce ne sono, però che sia anche DJ, già ce ne sono poche, DJ girl, magari che fanno le professoresse di storia dell'arte, non lo so. E sei così, cioè praticamente sei Questo, molto vicina a loro, no? Perché insomma parlate lo sì, stesso linguaggio, la esatto, stessa però a musica. volte è un'arma a doppio taglio, perché loro mi Certo. vedono come loro, ecco, quando invece non è così, perché in quel momento io sono la loro Certo. professoressa. Poi arrivano i voti e ti cominciano a Poi vedere come arrivare, professoressa, cioè sì. professoressa. Quindi loro sì, io non riesco ad immaginare effettivamente come possano vedermi loro, cosa sentono, non lo riesco ad immaginare. Mi chiedono ogni tanto, prof, ma come mai la professoressa? Io comunque a loro dico sempre: allora, voi dovete coltivare le vostre passioni se ne avete, però il diploma o la laurea comunque dovete prenderlo, perché se no non andrete da nessuna No, parte. ma vi servono anche per quello che andrete a fare, cioè è tutta una forma Esattamente, per mentis il che poi ci si lavoro, trova per il lavoro, esatto, oltre la per qualsiasi cosa, anche cultura per gli hobby. pure. Infatti, Quindi voglio sono d'accordo. dire. Loro, io gli dico, io, ora per dire, non voglio vantarmi, ma mi sono laureata con 110 lode, quindi anche se ho sempre fatto la cantante,
comunque anche nello stesso ho tempo anche studiato, questo è coltivato quello che il io banano. dico a loro, studiate, studiate e coltivate, continuate a coltivare le vostre passioni, non le abbandonate, io li esorto comunque a non Certo, ma ti abbandonarle, seguo, ma ti assolutamente. seguono, vengono a vederti nei concerti, nelle discoteche, cioè, capita che... Oppure No, ti evitano, perché cioè, poi domani mi interrogano, mi evitiamo, no, no. no, non vengono perché sono ancora piccoli. Invece, dove magari suono io, al momento c'è un target un po' più alto, sempre ragazzi giovani, però non sedicenni, Sì. diciassettenni, sono magari ventenni, venticinquenni, trentenni. Ecco, invece loro considera che a 18 anni e 19 prendono il diploma, quindi quella fascia d'età. Ancora non viene magari nei locali dove mi trovo a suonare, Però quindi tu, ecco, insegni da tanto tempo, quindi ci saranno anche alunni che nel frattempo sono cresciuti, magari potete sì, trovare però questo. dico non sono venuti, ma No. alle serate, però non so, no, quando eravamo a scuola dicevano organizziamo, vi veniamo a trovare, vi veniamo a vedere, però poi Poi cresciuti, giustamente certo. loro intrecciano, andando all'università, intrecciano altri rapporti con i loro coetanei, quindi si organizzano le feste universitarie e loro giustamente vanno nei locali che organizzano le feste dove ci sono i loro compagni, i loro amici dell'università. Quindi Senti, poi ma non vengono più, non gli interessa più. e invece tu a proposito di Cantatù, che se ne parlava all'inizio, con tua figlia, Sì, il Cantatù, cioè quella più grande, no? sì, sì. L'hai messa in funzione, karaoke, queste cose qua, ti Lei, capita, ti sì, emula o guarda, prova? all'inizio si cantava tanto, poi non so cosa le è scattato e non ha cantato più. Magari sono Sono momenti così che insomma... momenti, sì, ancora, secondo me lei si trova in quella fase che ancora non ha capito cosa le piace e cosa invece non le... Adesso al momento vuole sempre giocare. Andare al parco, questi giochi più all'aria aperta che poi sono anche belli perché si sono un po' persi stando Sì, sempre davanti ai a casa, infatti, è tablet. stato veramente per i bambini è Io stato terribile. sì, poi devo dire la verità, non sono una di quelle mamme molto fautrici dei dispositivi elettronici, quindi abbiamo cercato sempre di farla giocare, disegnare, inventare storie, piuttosto portarla al parco giochi, al Luna Park, per non farla stare sempre davanti alla TV. Davanti, è Oh. chiaro, chiaro. Però prima o poi magari la rispolvere questa cosa qui della canzone, poi sentendoti, no? Cioè poi alla Io fine spero può darsi. perché lei ha una bella voce, da quando era piccolina ha sempre cantato, quest'ultimo periodo di meno. Sì, prende il microfono, devo dire la verità, ogni tanto e fa tipo la presentatrice, quello sì. Non è che sente un po' la presenza della madre, ma insomma, Sì, magari, cioè, si mette però un po' che in canta una soggezione. canzone interamente, adesso no, prima lo faceva, adesso di meno. Vabbè, aspetteremo, c'è tempo, c'è tempo. C'è Invece, tempo, ecco, sì. io ora vorrei farti una sorpresa, spero che sia una sorpresa, insomma, io mi auguro, no? Perché di solito capita con gli ospiti, noi magari sì, d'accordo, concordiamo qualcosa, però poi vado a frugare nei social, nelle cose, vecchie cose, che magari uno ha dimenticato, ha postato qualcosa, da scuola, ho messo io, no? Magari a volte me li hanno rinnegati, no, ma non è mio, non so se... Allora io avevo pensato di, ecco, farti ascoltare un tuo inedito, però andiamo proprio ad affondare, proprio, cioè queste radici che affondano nel 2008, quindi siamo insomma 14 anni fa, ed è un brano tuo degli inizi, forse il primo del 2008, insomma forse il primo Sì, il che primo inedito in assoluto che è uscito dalla mia mente creativa. hai... Allora ci andiamo ad ascoltare, vediamo un po', spero che ti faccia piacere. Allora, Remember Laura DJ Lo. Take it over, and you'll give me for the first.
remember. My mind such as a drum. My hand touch my lips and imagine your love for my mouth. Do you remember the golden light shining on the sea and the feathers that were our bodies? Shining on the sea and the slathers and where our bodies just falling in love. And I'm closing my tearful eyes and imagine your eyes in my eyes. When the music taking over and you kiss me for the first time. Do you remember the golden light shining? E allora, do you remember o l'hai rimosso? Cioè, voglio dire, no, lo disconosci, no? Dico, no, assolutamente. Ma è bello, è bellissimo, bellissimo io brano. Amo remember, bellissimo allora. Brano. Considera io che lo remixerei, lo riproporrei. Cioè, no, perché no? Guarda, lo sai, sì, come no? La prossima canzone che proporrò ad Arianna e Marco sarà sicuramente Remember, perché io ci tengo a questo brano. Allora, intanto si sente che la voce era un po' acerba, lascia stare oggi che sono senza voce, però se noti si sente che è una voce più ragazzina, poi comunque l'arrangiamento il ritmo era... è anche diverso, l'arrangiamento, era sì, è vero, 90, è un po' anni 90, è chiaro, old chiaro, style, chiaro. Insomma. Però magari anche cambiando un po' le parole, perché io poi l'ho scritto io l'inglese, quindi non so neanche se fosse giusto o meno questo inglese, vabbè, quindi è nato così e ci ho tenuto allora, ci tengo ancora adesso e comunque vorrei, a volte mi viene in mente, ora lo rispolvero, vediamo. Sì, sì, ma è carino, è molto ritmato, sì, effettivamente un po' col gusto retro, nel senso che poi siamo nella vecchia modalità, però appunto con un arrangiamento diverso la base c'è, insomma. Quindi comunque sempre poi, abbastanza dance. Dance, sì, vabbè, ma quello ho capito che è proprio il tuo mood. Il tuo mondo. E tra l'altro eri nella stanza dei bottoni, cioè quindi ci si sente, ma io immagino il potere, insomma, che uno insomma, a mixare, insomma, io sì, ho fatto radio in passato, ho continuato a fare quello che però sono anche stato in cabina di regia da DJ, però sono stato là per parlavo soltanto perché poi non era, diciamo, questa cosa qua di azzeccare i ritmi, eccetera, non l'ho mai compresa bene, l'ho sempre apprezzata, ma mai compresa. Non è facile. Ma forse non è era facilissimo, ancora più ecco. Complesso allora, forse sì, quando i dischi avevano dei ritmi diversi e bisognava rallentare, ora è forse più semplice, hanno tutte delle basi che poi sono un po' più compatibili, ecco, nei mixaggi. Dico, parlo da profano, non è che guarda, non allora io ho cominciato con i CD, sì. Non ho usato vinile perché erano, anche se vedi qui, cioè, si vede il vinile, ma c'è il vinile. Lì ho giusto, mio marito un po' si diletta a suonare il vinile perché anche lui faceva DJ. Quindi è vizio di famiglia. Vizio di famiglia. Sì, sì. Poi ha smesso, insomma, quindi, però io no, io ho continuato. E allora, ma la difficoltà è
è la stessa, secondo me, per trovare, diciamo, lo stesso ritmo. E bisogna dedicarsici anche in questo. A me dispiace, Certo, infatti, che non mi ci sono che potuta dedicare bisogna provare a tanto. Ecco, riprovare, sì. quindi capisco, certo, quando uno vede, cioè, ma che bravo, è Esatto. chiaro, dietro quella bravura Ecco, esatto. Io, per c'è esempio, tanta fatica. lavoro, sì, bisogna esercitarsi continuamente. Io continuo a farlo, però non uso tanti virtuosismi per fare i passaggi al momento, perché comunque non mi trovo spesso a potermi esercitare magari a casa, direttamente in serata. Quindi a Quindi magari volte. sfrutti quello che è l'orecchio, quelle che sono le tue Esatto, basi, insomma, sì, l'esperienza, esatto. no? Quindi Ma riesci a mi sarebbe piaciuto, ma chiaramente insegnando, approfondire, essendo mamma, ma come se, cerco cioè, già di conciliare quanti tutto, dovresti no? essere, quante persone Esatto. dovresti essere, infatti. Oh, Quindi. però mi piace, ecco, sottolineare un momento della tua vita, no? Ci sono dei momenti critici, molto critici, immaginiamoci per un cantante che non trova più le corde vocali, cioè non ha più. Mi ricollego a questo perché in realtà questa passione del disc jockey non penso che tu l'abbia avuta sin da piccola, come invece per la canzone. Quindi è qualcosa che è nato dopo. Sembrava un ripiego, ma poi è diventata una cosa importantissima per te. Sì, E sì, come sì, ti sì. sei sentita in quel momento? E come è nata l'idea di fare Allora, qualcos'altro che non impegnasse le corde vocali? io, come dico sempre, ho sempre amato le discoteche, ancora oggi per me sono un'ossessione. Ecco, il mondo della notte ancora oggi, ahimè, è un'ossessione per me, essendo anche inconciliabile con la vita che conduco. Leggermente direi, vabbè, leggermente, come si Cioè, fa? lo inserisco sempre, però io ho proprio una passione, mi piace tantissimo, mi piacciono tanto le discoteche, la musica, dance. E infatti quando ero, diciamo che nasce anche da quando ero piccola questa passione, alle scuole medie organizzavamo i compleanni tra compagni e io già compravo le musicassette, Hitmania Dance, quelle da discoteca. Io ascoltavo musica da discoteca. Ricordo mia cugina diceva: tu sei l'unica persona che riesce ad ascoltare musica da discoteca. Io l'ho sempre amata. Quindi, avendo anche quest'altra passione delle discoteche e della Diciamo, te musica la tenevi dance, in panchina, te la tenevi in panchina. esatto. Poi, infatti, pure adesso, purtroppo insegnando, a volte mi Certo, capita certo, di certo. avere degli abbassamenti di Perché parli voce. in continuazione, chiaramente questa Sì. qui, se hai le corde vocali già un po' Esatto, poi magari delicate. periodi come questo dove ci sono sbalzi di temperatura, allora mi Certo. capita ancora di perdere la E voce. quindi hai fatto qualcosa, un corso Sì, di un preparazione, cioè, l'hai studiato corso. proprio per. Sì. Nella mia città hanno organizzato un corso proprio per disc jockey, per DJ, e c'erano anche altre ragazze, eravamo più di una, solo che poi di loro sono rimasta io. Qualcuna ancora ogni tanto si rimette alla console, però non è stata continuativa come invece io ho continuato sempre. No? Poi non ho mai Quanto smesso. è stato, se lo è stato, no? Insomma, importante, adesso tocchiamo l'altra faccia della medaglia, no? Tuo marito che ha le stesse passioni, no? Credo di aver capito, no? Sì, sì, sì. Nel farti iniziare, non so se già vi conoscevate allora, o nel farti proseguire con questa passione, perché chiaramente mi rendo conto che, diciamo, è una passione che costa tempo, costa tutta una serie di sacrifici, eccetera, e quindi è una passione che bisogna inseguire in due, certamente, cioè ci vuole qualcuno Sì, che. Quindi ecco, assolutamente, volevo capire un po', assolutamente. ecco, come vi giostrate, ecco, lui ancora continua a fare queste, poi magari un'intervista a parte. Allora, noi abbiamo. Allora, lui suona raramente, però praticamente noi abbiamo un locale a Cosenza e abbiamo inventato, tra virgolette, una serata il sabato sera. Dove io mi esibisco, nella quale mi esibisco, quindi canto a volte o da sola o con la band o con altri miei amici cantanti o musicisti, e poi sono anche chiaramente DJ resident, anche se si alternano anche altri ragazzi, facciamo a volte back to back, C'è un po' insomma, sì. ci siamo creati per non perdere questa passione, insomma. Una serata,
per noi nel nostro locale, E che come fa uno comunque. che ha un piccolo orto, mi coltivo le Sì, cose mie, me le, cioè, esatto. questo, avete creato questo piccolo... Esatto. Questa Bello. serata, perché il E quindi nostro è un locale polifunzionale, questa ecco. vi ha creato la possibilità, ecco, di seguire Di insieme questa vostra continuare, cosa, questo di sì, continuare, di continuare farla. insieme. Bene, bene, questa è Sì, una sì, gran sì. bella cosa, perché quando appunto si hanno dei figli, cambiano gli equilibri, eccetera, è importante riuscire... Finché lo si riesce a fare, quando lo si riesce a fare, Certo. come chiaramente con tutti i limiti, a seguire ancora quelle che sono le passioni che si avevano da giovani. Questo credo che Certo. riesca anche a farsi a far Sì. rimanere sempre giovani, vitali, ed è quello che state facendo Sì. voi, ritengo molto, ma molto bene. Sì, A proposito di bello. bene, bene, siamo arrivati quasi a chiusura di trasmissione. Sono passati quasi trascorsi circa 45 minuti dall'inizio, è stata veramente per me una bella esperienza Anche ascoltare tutta per questa me. bella musica, sentire le Grazie. cose che fai. Bene, Grazie. allora io ti ringrazio e chiudo. Ah, a proposito, chiudo con un Grazie a brano, te. ancora c'è ancora un brano, Sì. ed è Schegge Impazzite Remix, che Remix, è esatto. tutta una storia diversa rispetto a quella, cioè la storia è la stessa, le parole sono Sì. uguali, però è ambientata Sì, e sì. arrangiata in maniera diversa. Sì. Ci tengo a puntualizzare che è stata remixata dai DJ Socievole e Morrone, che lavorano per la SBAM, che è l'etichetta di Jovanotti. Quindi loro fanno tutti i remix delle canzoni di Jovanotti e hanno remixato anche Sketch. Grandioso, grandioso. Allora, Laura DJ Lo è stata ospite di quest'oggi. Grazie, grazie a tutti coloro Grazie che hanno ascoltato ed hanno seguito questa trasmissione, a quelli che la seguiranno, perché so che poi tramite le condivisioni, eccetera, te. YouTube, post, Sicuramente. poi alla fine farà un bel giro di pista. Bene, Sì, grazie grazie ancora e vi lascio a te. con Schegge Impazzite Remix. Grazie Ciao. Laura, ciao. Chiusa dentro un labirinto, una vita che non riconosco. Guardo mai allo specchio, perché nuda non mi riconosco. Energia di vita che mi circonda, non è mai abbastanza la grande onda. Le mie paure passate e future già bramano dentro di me, come ferite di schegge impazzite che arrivano al cuore. Sento il tuo nome, mi volto veloce, poi c'è solo il vuoto che dà sapore solamente di illusione. Vorrei il sorriso, cancello il tuo viso e noi torno alla vita mia e ricomincio da me.